Eccoci, buonasera. Non lo so se sono in diretta, perché per l'ennesima volta qui hanno cambiato tutto e, e quindi ogni volta è una scoperta e non riesco mai a capire se sono o se non sono in diretta. Vorrei assicurarmene prima di andare avanti e va bene. Forse adesso dovrei essere in diretta, no? Perché anche prima ci abbiamo provato, ma arrivati a un certo punto mi sono resa conto che non stavo trasmettendo assolutamente da nessuna parte e stavo parlando assolutamente da sola. Quindi ho dovuto ricominciare. Benissimo, ben arrivati, quanto tempo, lo so, è un sacco che vi dico che voglio tornare in diretta, ma poi puntualmente succede sempre qualcosa e non riesco mai. Allora, vi sto salutando oggi con i miei nuovi Bisco messaggi che mi piacciono tantissimo. Qua abbiamo I love you al quadrato. Sono dei timbri a impressione, ma sono in negativo, diciamo così. E il kitter, quindi il cutter, no, niente, non ce la posso fare. Quindi praticamente con questi timbrini non andremo a imprimere la scritta, perché la scritta rimane rialzata praticamente, ok? Ma oggi sono qui per realizzare insieme a voi non le scritte su cui vi ho già fatto un bellissimo speedy video, ma per realizzare un romantico Maroc biscotto con il tattoo. Ciao Marzia, ciao cara, ben arrivata. Ah, meno male, ci sono. Ok, questa cosa mi piace. E un biscotto a forma di cuore tattoo old style e lo coloreremo con colori in gel su frolla cruda. Ok, quindi il biscotto lo cuociamo dopo averlo cotto. Al contrario di quello che, ad esempio, ho fatto nel video che vi ho postato qualche giorno fa, degli gnomi e dei bisco gnomi cuoricini. Ovviamente tutti i nostri prodotti li trovate su www.stampiperbiscotti.it. Ciao Angela, ben ritrovata. Ciao, mi siete mancate tantissimo. È che qui tra quarantene, tamponi e quello e quell'altro, non c'è mai un momento, non si queta mai, e vaccini, eccetera. E quindi, insomma, ogni settimana volevo tornare a trovarvi, ma ogni settimana succedeva ovviamente qualcosa e non riuscivo mai a venire a trovarvi. Quindi, cosa facciamo per fare il nostro cuore? Innanzitutto pasta frolla, ovviamente. Pasta frolla, cacao in polvere, timbro, ovviamente il timbro, anche questo lo trovate su www.stampiperbiscotti.it nella sezione San Valentino, mi raccomando. Andiamo a imprimere il timbro nel cacao, eliminiamo l'eccesso. Dopodiché appoggiamo il timbro sulla pasta frolla e delicatamente andiamo a schiacciare. Ok? Così. Perfetto. Nella speranza di aver impresso perfettamente il disegno, direi di sì, leviamo il timbro. A questo punto scegliamo no, Angela, mi spiace, Madonna, non ne usciamo più, non ne usciamo più. Scegliamo il timbro che preferiamo, perché il kit comprende quattro diversi timbri che sono, eccolo qua, amore, love, I love you, oppure l'ultimo, eccolo qua, ti amo. Allora, noi adesso quale possiamo fare? Possiamo fare uno per l'altro. Direi che possiamo fare ti amo? Scegliamo ti amo noi adesso, dai. Prendiamo il timbro ti amo. Andiamo a imprimerlo anche lui nel cacao.
Ok. Leviamo anche in questo caso l'eccesso. Dopodiché lo andiamo ad... Mi tremano le mani. Ad appoggiare, schiacciamo come sempre delicatamente. Ciao Nicole, ben arrivata. Ciao, andiamo a schiacciare delicatamente e eccola lì che abbiamo il nostro timbro. Dopodiché, con il cutter andiamo a tagliare. Ok, direi che così ho centrato. Vado a tagliare il biscotto. Tiriamo bene su. Ok, leviamo l'eccesso di pasta frolla. E a questo punto cominciamo con la colorazione. Spesso mi chiedete: cosa uso per colorare? Come uso i miei colori per colorare? Chi mi segue da un po' sa che nei miei video vi spiego sempre tutto. Quindi, se avete voglia di andare a rivedervi anche i vari video che ho fatto in questi mesi, ok? Vi dico sempre, sempre, sempre tutto. In questo caso, come vi dicevo, voglio utilizzare colori in gel sulla frolla direttamente a crudo. E come faccio? Vado a diluire il colore? No, perché il gel, se è un gel abbastanza liquido, non ha bisogno di essere diluito, anche perché la frolla è cruda, quindi ha il grasso del burro che ci aiuta a stendere e a uniformare il colore. Quindi ci prendiamo. Vediamo un po', ok. Ci prendiamo, vediamo se questo pennello va bene. Io in questo momento sto utilizzando un colore in gel rosso della Fractal. Quindi mi prendo, aspettate, lo appoggiamo qua, però così mi gocciola. Facciamo in questo modo, facciamo così, vediamo che così non goccioli. Cominciamo dal bordo. Ovviamente, che è sempre il più scuro, e partendo dal bordo mi muovo verso l'interno, così. Ok? In questo modo. Perfetto, ci facciamo il bordo inferiore. Così. Ovviamente il cacao che abbiamo utilizzato per imprimere il disegno un pochino rilascerà di marrone e noi questo lo vogliamo perché ci aiuta con le sfumature, ci fa già lui una naturale sfumatura più scura, anche se poi noi andremo comunque a riprenderla, però ora questo è tanto, ne appoggio un po' lì così. Così. Vedete come non ho bisogno di diluire il colore, ok? Ok. Ciao Gilli, ciao, ben arrivata. Allora, continuiamo. Se avete domande chiedete, come sempre io guardo il piano di lavoro, ma ogni tanto un'occhiata ai vostri commenti la do, quindi allora così mi prendo ancora un po' di colore e vado a colorare
in questo modo. Man mano che, vedete, il pennello si scarica, io vado a sporcare anche la rosa, perché la rosa voglio che abbia una tonalità leggermente diversa rispetto al cuore, anche perché altrimenti mi diventerebbe una macchia rossa unica. Quindi io, dopo che ho colorato il cuore, che voglio ovviamente che sia molto più rosso della rosa, vado a sporcare i petali della rosa in questo modo. Spesso mi chiedete quali pennelli utilizzo, eccetera, quali sono i migliori. Io i pennelli li prendo come colori in questo momento da Silvia Mancini. In alternativa vanno benissimo anche i normali pennelli, quelli da nail art, ad esempio, che trovate nei negozi specializzati. È anche vero che ormai nei negozi di cake design comunque riuscite a trovare quasi tutto quello che vi può servire. Una volta fatto questo, ci prendiamo del colorante nero e con il colorante nero, stando attente, mi raccomando, sempre senza diluizione, ci ripassiamo in questo modo, così, ok? E ci muoviamo sempre dall'esterno verso l'interno, così, ok? A creare un gradiente di colore. Stessa cosa la facciamo da questa parte, così. Ok. Guardate, quindi dall'esterno verso l'interno, uguale sotto. Ok. Così. Quando volete creare delle sfumature, cercate sempre di lavorare col pennello piatto. Ok? Perché se lavorate col pennello tondo non vi verrà una distribuzione del colore uniforme. Ok? Quindi pennello piatto e andiamo a crearci la sfumatura. Così. Ok. Deve essere un effetto tattoo di quelli vecchio stile, no? Quindi ci sta che sia molto scuro sui bordi. Ok, adesso prendiamo invece un pennello, eccolo qua, a punta tonda, e sempre con il nero andiamo a rifinire. Quindi, sempre che la mia mano non decida di tremare, cosa che invece ha deciso di fare. Prendiamo e passiamo nuovamente i bordi. Quindi, scusate, facciamo una bella cosa. Ci mettiamo un po' di nero qua. Ok. Così sì. Eccoci. Ok. Ok.
così. Niente, oggi mi trema la mano in un modo imbarazzante. Quindi. Così. Così. E così rifiniamo qua e la rosa va rifinita, quindi. In questo modo ci siamo quasi. A questo punto creiamo delle leggere sfumature sulla rosa, quindi scarichiamo un po' il pennello e senza sporcarlo troppo andiamo nelle parti di giunzione dei petali e andiamo a picchiettare semplicemente così, vedete? In modo da creare come un'ombra. Né più e né meno che un'ombra. In questo modo. Ok. Perfetto. Adesso ipotizziamo che abbiamo il forno acceso. Lo abbiamo, mettiamo il nostro biscotto, i nostri biscotti in forno. Io cuocio a 165 gradi forno statico per circa 16 minuti. Dopodiché il nostro biscotto è cotto. A questo punto, io cosa faccio? Sempre con il colorante, anzi no, prima del colorante in gel, perché sennò sporco tutto. Ci prendiamo un pennellino pulito, e già questo trovarlo potrebbe essere un'impresa. Questo non è pulito, ma ce lo facciamo andare bene. Ci prendiamo del colorante in polvere, io lo prendo azzurro. E vado a creare una sorta di sfumatura azzurra sul biscotto, cuocendo ovviamente il gel si è asciugato. Infatti spesso mi chiedete, ma il gel lo usi anche sulla frolla cotta? Pochissimo. È molto di rado, perché il rischio è che poi non tenda a non asciugare più, anche perché il gel è a base acquosa, quindi mi va a bagnare la frolla bagnata rilascia la sua parte umida al gel e diventa un cane che si morde la coda e non asciuga più niente, ok? Lo faccio solo per piccolissime parti. Soprattutto parti che magari so di poter poi
cioè se sono parti più grosse vado poi a diluirle con l'alcol alimentare, perché a quel punto l'alcol evapora e mi fissa il colore, ma a quel punto non uso più il colorante in gel, utilizzo il colorante in polvere, ok? Ok, quindi ho creato questa sorta di sfumatura azzurra che, vi dico la verità, mi piace tantissimo. Ok, così. Ok, ci siamo quasi. Vedete, il colore, avendo cotto, non rilascia assolutamente nulla, e voi potete andarci a lavorare tranquillamente. Rifiniamo ancora un attimo. Così. Ok. Direi che ci dovrei essere abbastanza, ancora un po' qua sotto, magari. Cosa dite? Sì, un po' così. Ok, fatto questo, chiudo il colorante in polvere prima di ritrovarmelo da tutte le parti. E l'unica cosa che potete fare, se proprio volete, è andare a ripassarvi la scritta in questo modo, ma non è un obbligo, perché se avete lavorato bene con il cacao potete anche lasciarla esattamente così. Però una volta ripassata, poi sicuramente sembra più definita. Vedete? Quindi così. Per dire, in questo caso sto utilizzando il colorante in gel, ok? Ma perché? Perché è una scritta piccola, il quantitativo di colore che utilizzo è veramente poco e sono sicura che fra poco sarà asciutto. Se avessi dovuto colorare tutto il cuore, ok, come ho fatto da crudo, il gel non si sarebbe mai asciugato. E io mi sarei trovata con un biscotto che appena lo prendevo in mano mi avrebbe sporcato dappertutto. E sarebbe stato un disastro. Quindi così. Ok, siamo quasi. Così. Così. Ok, qua. Semplicissimo, in pochissimo tempo abbiamo creato un bellissimo biscotto, l'abbiamo dipinto, lo abbiamo sfumato e lo abbiamo rifinito. Vi ricordo che è disponibile il kit con le quattro scritte diverse, che sono Love, I love you, amore e, eccolo qua, ti amo. Ok? Io spero di riuscire a essere con voi anche la prossima settimana. Direi che non so se sono già online o se li metteremo domani. I kit sono disponibili anche in versione. Forse, se la regia ha voglia di andare di là, dovremmo avere il catterino piccolo in versione mini. Quindi
Quindi questo è il biscottone, avremmo, non so se li abbiamo già messi online, ma li abbiamo anche piccolini come mini gnomi, quindi potrete fare i mini tattoo e basta, direi che ci siamo e non... Ah, ecco, ce l'hanno trovato. Eccolo qua. Questo è il mini cutter. Vedete, la dimensione è decisamente più piccola. Sempre con la scritta. In questo caso avremo il cutter con la scritta insieme. In questo caso è Love. E avremo poi le altre. Io vi ringrazio come sempre per essere stata con me. Se avete domande, scrivetemi. Io sono sempre a vostra disposizione. Tutti i nostri cutter li trovate su www.stampiperbiscotti.it. Grazie ancora, buona domenica, buona serata, alla prossima. Baci baci!